Per i maschietti c'è un problema, perché i maschietti non hanno il bacino, ma c'è il supporto didattico, perché hai due papà. Franco e Tommaso si amavano, volevano fare una famiglia e avere dei bambini. Ma per fare un bimbo ci vogliono un maschio e una femmina. Questo è l'unico dato che nessuna favola riesce a... La natura si impone. La donna ha l'ovino nella pancia e l'uomo mette il semino, sistema tradizionale. Franco e Tommaso erano due uomini, avevano solo semini, mancava l'ovino e non potevano neanche farlo crescere nella loro pancia. Ma in America c'è un posto dove le signore gentili, sono tutti gentili questi qui, donano i loro ovini per chi non ne ha. Sapete dove si acquistano gli ovociti? Nei campus universitari americani, dove le ragazze, per pagarsi gli studi o l'affitto, vendono i propri ovociti. Una nostra amica californiana, Jennifer Lau, ha deciso di realizzare un documentario che si intitola Exploitation. Dovete vederlo. Ha intervistato decine e decine di ragazze che sono sottoposte a queste... Sapete cosa è venuto fuori? Che moltissime di queste ragazze non possono più avere figli, perché il bombardamento ormonale è talmente devastante che resta... Altre ragazze hanno delle conseguenze di salute gravissime, perché è molto soggettiva questa cosa, dipende da come sei, la tua costituzione. Alcune donne non fa niente, per altre devastante. Altre ragazze sono morte. Infatti intervistano i genitori che raccontano il calvario con le cartelle cliniche, l'assicurazione che non paga, le solite storie. I due maschietti prima mischiano lo sperma con la centrifuga, come ha fatto il tuo gioco suo compagno, in modo che non si sappia subito di chi è. Vanno in America, approfittano del bisogno di queste ragazze per comprare gli ovocini e poi vanno in India a sfruttare una disgraziata del terzo mondo. Scusate, ma le femministe dove sono finite? Dove sono le femministe? O una comunista come l'assessore alle pari opportunità della regione Piemonte, Monica Cerutti. Io ho scritto questa qua, pubblicamente, gli ho dato il tu. Ho detto: Monica, io sarò anche malato, sarò un bieco strumentalizzatore, sarò uno, come dici tu, che ha idee aberranti, ma tu non puoi nascondere la tua coscienza dietro la maschera di bronzo della tua cinica ideologia. Tu devi avere il coraggio di guardare negli occhi una bambina che muore per il desiderio, anzi il capriccio di due ricchi occidentali. Tu devi avere il coraggio di guardare negli occhi tutte le Sushma Pandey che per fame e disperazione sono costrette a mettere in repentaglio prima la propria dignità di donna e poi la propria vita. Stanno toccando i piccoli. Su questa roba bisogna andare in piazza a fare la rivoluzione. Invece, cioè, il potere sta tentando di manipolare le fasce più manipolabili da 0 a 6 anni per creare un'antropologia che è uno sbaglio della mente umana, come dice il Papa. E la cosa più incredibile, sapete qual è? Che tutto questo sta passando nell'indifferenza, anzi, peggio. Se tu ti opponi, sei un bigotto, sei un retrogrado, sei un oscurantista, sei uno, come hanno detto a me, che si oppone al progresso scientifico. Uno che ha detto questo, due punti, virgolette. Occorre rivendicare il diritto di priorità nell'educazione dei propri figli da parte dei genitori e, apri le orecchie, opporsi a ogni tentativo di sperimentazione educativa su bambini e giovani, utilizzati come cavie da laboratorio in scuole che ricordano sempre di più i campi di rieducazione e gli orrori della manipolazione educativa delle dittature genocide del XX secolo, virgola, oggi sostituite dalla dittatura del pensiero unico, punto. Sapete chi è stato? Papa Francesco, l'11 aprile 2014, nel discorso al vice. Vedete, una parte del mondo cattolico mi critica, che ha chiuso dei toni comunicativi terroristici perché è assurdo rievocare Goebbels, il Terzo Reich. Il 19 gennaio di quest'anno il Santo Padre mi ha fatto un regalo. Tornando dalle Filippine in viaggio, è stato intervistato dai giornalisti, siccome è tornato sull'indottrinamento gender nelle scuole, che sta qua, e alla domanda del giornalista tedesco Jan Christoph Kitzler, il Papa ha parlato di
teoria gender come colonizzazione ideologica uguale a quella fatta dai nazisti. Anzi, udite udite, il Papa ha rievocato addirittura la Hitlerjugend, la gioventù hitleriana. Ho trovato uno più esagerato di me e sono contento ovviamente. Ora, abbiate pazienza, a parte il fatto, lasciamo stare i cattolici e purtroppo anche qualche sacerdote, che ho sentito con le mie orecchie dire che la teoria gender non esiste, è tutta una fuffa, quindi il Papa è un notorio visionario, contafrottole. A parte questi, scusate, delle due l'una, o il Papa è un pazzo, uno che farnetica, che straparla, che usa parole a vanvera, ma di fronte a espressioni come dittatura, bambini usati come cavi da laboratorio, scuole come campi di rieducazione, orrori della manipolazione educativa, cioè gioventù hitleriana. Ma cosa deve dire di più quest'uomo per denunciare la gravità? Cosa c'è di più grave del nazismo? Eppure, e sapeste, fra 10-20 anni queste parole del Papa quanti inchioderanno? Cioè, noi non sapevamo, ma non lo scattavano il Papa. Eppure, guardate, questa roba sta passando così, nell'indifferenza generalizzata. È possibile che fra 10, 20, 30 anni qualcuno dica: come l'ha fatto in Italia a provare una legge così, poi si finiti tutti dentro, nelle scuole le filastrocche truccavano, masturbavano, facevano, nessuno sapeva, nessuno si accorse. Sì. Aveva ragione perfettamente Hannah Arendt con la banalità del male. Leggete Hannah Arendt, potete capire cosa sta succedendo. Tra l'altro con un aggravante, che i tedeschi non avevano neanche la televisione. Noi abbiamo pure internet. Io lo dico sempre quando sono dei giovani, come tu, quanto pensi che sarai credibile quando i tuoi nipoti ti diranno: no, ma tu dov'eri? Io non mi sono accorto. Nel XXI secolo, nell'era di internet, con il Papa che denuncia il giorno sì l'altro pure queste cose, tu non ti sei. Ma chi sarà credibile? Chi? E guardate che la libertà, amici cari, si perde così, è un attimo, A un certo punto vedo arrivare una signora anziana, ma molto anziana, dico: questa avrà più di 90 anni. Finita la conferenza vado da questa donna e le dico: certo signora, lei alla sua età appassionarsi ancora a questi temi è encomiabile. E fa: no, sono venuta a fare quello che non ho fatto 80 anni fa. Quando in Italia sono state approvate le leggi razziali, mica gli italiani sono scesi in piazza a protestare, la stragrande maggioranza, quasi tutti non sapevano nulla, perché sa, allora c'era tanta ignoranza. E quelli che sapevano come me, dice la donna, dicevano che comunque in Italia agli ebrei non sarebbe successo nulla. E lei mi fa: sa quando in Italia abbiamo scoperto cos'è le leggi razziali? Dico: no signora, nell'ottobre del 43. Quando le SS hanno circondato il portico d'Ottavia, il ghetto a Roma, hanno portato via 1000 ebrei, sono tornati in 29. E la mia migliore amica, che era ebrea, non è più tornata. Quello che non ho fatto allora per lei, non voglio che ricapiti. È così che si perde la libertà, così.